siamo qui davanti alla Banca del Cuore, che è un progetto, un'iniziativa che da Termoli è stato anche in altre città d'Italia, fatta a Termoli in 3 giorni, oggi è l'ultimo giorno, abbiamo con noi un utente che dovrà fra poco fare appunto questo esame, che si dovrebbe trattarsi di analisi del sangue inerenti al fattore cardiaco e poi anche uno screening sul come sta in salute il nostro cuore. Allora, lei è Francesca. Francesca, da quanto tempo che sei qui? Aspettare? Un tre quarti d'ora. I tempi sono lunghissimi, però ne vale la pena, perché a quanto pare ci sono 4 ottimi medici e poi un esame per chi ci ha avuto problemi al cuore come me, bisogna controllarsi. Beh, certo, il cuore va sempre controllato, anche con lo stress che ci ritroviamo. A maggior ragione, se ci sono stati dei problemi prima, è meglio tenere sotto controllo, perché giustamente. Controllo, e poi con lo stress che. Bene, questa è una buona iniziativa, allora sì, penso di capire. Sì, è un'iniziativa abbastanza valente. È 3 giorni che comunque c'è la fila, infatti ho visto. Fammi andare lunedì, che almeno c'è meno flusso. Persone che stanno venute dalle 8:30, ecco, che stanno aspettando, che poi iniziato stanno entrando adesso. Sì, ci sono 4 medici dentro, c'è un check-up completo. Quindi, ma prima di venire qui a fare questa cosa avete dovuto fare qualche altra cosa o siete venuti direttamente? No, direttamente, è aperta a tutti i cittadini, quindi chiunque si trova qua, uno viene qua, dice nome, il cognome, si segna nel numero di lista, con una lista normale. Esame accurato, approfondito e poi, sì, poi lo stesso risultato. Elettrocardiogramma, tra l'altro, c'è la cosa che tramite il sito ti puoi controllare il cuore a distanza, che adesso ci spiegheranno. Beh, quindi è abbastanza, perché è cardiopatico, c'ha problemi, certo, una cosa abbastanza valevole. Grazie a te. La vedo stressata già prima di andare sopra, no? Perché tanto tempo che sto sotto al sole. Vedo che ha trovato una soluzione ideale. Ma del resto comunque se già vi facciate sul lungomare vi si tranquillizza. Infatti, tutto, guardi, insomma. Ero seduta sulla panchina e ho approfittato di questa bella giornata. Comunque anche lei di Termoli? Sì. Quindi ha sentito di questa cosa e come la ritiene questa iniziativa? La ritengo una cosa molto valida e soprattutto utile, soprattutto in un periodo di post pandemia dove i check-up sulla salute sono stati ridotti a causa dell'aggravio del sistema sanitario, quindi è un'iniziativa che ha incontrato. Ci sono dei professionisti seri dentro che stanno facendo davvero un buon lavoro, mi hanno detto chi l'ha fatta prima di lei, sicuramente ne esce soddisfatta perché saprà molte cose che magari qualcuno poteva anche ignorare, però con questo esame riesce a capire, quindi davvero una buona iniziativa. 3 giorni qui a Termoli, ha girato parecchi centri in Italia, ha scelto Termoli probabilmente anche per la posizione, per vedere un po'. Sai che cosa hanno detto prima? Che a Termoli mangiano poco pesce i cittadini, e questa mi sembra una cosa un po' strana, però comunque perché il pesce lo sappiamo che gli omega e tutto il resto fanno bene anche, ecco, c'è stato detto che da una prima, diciamo, analisi c'è molta gente che mangia poco pesce, questo davvero. Forse perché a Termoli i termolesi veraci ormai sono pochi. Io abbiamo fatto anche la battuta dicendo che siccome adesso c'è il fermo per lo sciopero, quindi se ne mangiano poche. Va bene, bocca al lupo, quindi sta per entrare, sì. Ancora un po'. Va bene. Beh, comunque vedo che almeno lei rimedia, ad altri le vedo un po' più provati. Grazie. Bernardo è uscito lei dall'esame che ha fatto su, dico, come ha trovato l'organizzazione, il progetto? Buona, quindi ha trovato soddisfazione, sì. Quindi ci sono dei medici professionisti in gamba che stanno facendo l'hanno trattato. Bene. I dati che, insomma, è una cosa il check-up bisognerebbe farlo sempre, in ogni modo, anche se uno sta bene dovrebbe farlo comunque. Un'occasione come questa, approfittando, può sapere anche com'è la situazione anche sanitaria al momento, che magari uno non sa. Quindi è rimasto soddisfatto di tutto. La ringrazio, grazie e buona giornata. Grazie. Biele Annalisa, presidente ANCO. Presidente ANCO Molise. Apposta. Quindi siamo qui a Termoli per questa Banca del Cuore che sta facendo l'itinerario nel nostro Molise e lei è la referente qui che ci ha accolto nel Trex, che appunto. Allora, diciamo, prevenire è meglio che curare, lo sappiamo, ed è una grandissima novità, verità volevo dire. Ecco, allora come sta andando questa 3 giorni che oggi trova la sua conclusione qui a Termoli? La tappa di Termoli ci sta riservando grandi soddisfazioni, la popolazione risponde con entusiasmo allo screening, sono prevalentemente pazienti naive, quindi che non hanno avuto precedenti cardiologici, pazienti giovani che ci tengono a controllarsi e a prevenire le malattie cardiovascolari, quindi rispondono assolutamente bene.
Beh, devo dire, possiamo dire da quelle parole che lei ci sta dicendo adesso che il fatto che proprio i giovani sono quelli più assidui è positivo. È un segnale positivo. L'importante è dare l'input, far capire qual è l'importanza della prevenzione. Prevenire le malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte al mondo, vuol dire prevenire tante ospedalizzazioni e tante malattie croniche cardiovascolari. Quindi il nostro organo principale, il cuore, è quello che appunto ci permette di sopravvivere, di vivere tranquillamente. Se uno non li tiene a cura, non si riguarda, c'è un rischio anche serio. Perché può essere... È importante mettere al sicuro il proprio, e quindi metterlo in banca, ecco. Mettere in banca la salute, da qui il progetto di cui facciamo parte. Come dicevo anche prima, le banche in sé per sé ci potrebbero dare anche dei problemi per quanto riguarda l'economia. Però questa è una banca che offre salute, non è poco di questi tempi. Assolutamente sì, è un'idea che nasce dal 2015, questa è quella della banca del cuore, nata dal presidente della Fondazione per il tuo cuore Massimo Gulizia, il professor Massimo Gulizia, ed è un'idea che ha portato a costituire un database di circa 50.000 pazienti già screenati nel corso di questi anni, che è una cosa importantissima per noi. A proposito del discorso della banca, voi avete anche una... Sì. Questa che stiamo guardando. Noi forniamo a tutti i pazienti che effettuano lo screening la Bancomat, una card digitale su cui sono storati i dati che raccogliamo durante lo screening. Il paziente in qualsiasi momento sul sito della Fondazione per il suo cuore, per il tuo cuore, e con le sue credenziali può accedere ai propri dati. Diciamo che oggi conclude la sua permanenza a Termoli, il trek dei 3 giorni, però non abbandona il Molise, perché ci sono altri 3 giorni che uno, se magari vorrebbe farlo in ritardo, magari non ha fatto in tempo a farlo, può andare anche a Campobasso. Assolutamente, le tappe molisane previste nel track tour di quest'anno sono 2 su 30 tappe nazionali, 31 tappe nazionali previste. Ci spostiamo a Campobasso per altri 3 giorni, da giovedì a sabato, sempre dalle 9 alle 19. Quindi mettete la vostra salute, il vostro cuore soprattutto, in cassaforte, come ci ricorda. Dalla dottoressa, grazie dottoressa, gentilissima, grazie, e buon lavoro anche per il prossimo. Grazie.